sindaco? Guarda, guarda, ma che state vivendo questi cani? Ma io non lo so, io non lo so. Io non lo so come si cammina, non lo so quando scende un po' di pioggia. Adesso andiamo di nuovo in notturna verso Castrovillari, verso la Salerno, Reggio Calabria, direzione sud, per documentare queste deviazioni che persistono sulla Salerno-Reggio ovviamente. Adesso stiamo uscendo da Castrovillari. Guardate in che condizioni sono le strade di una cittadina, parliamo di Castrovillari. Tra tossi e buche non si capisce niente. Vediamo se il vetro ha un po' di acqua, ma purtroppo è la protezione del telefonino che, stando in questo modo sul vetro della multipla, ha un problema di visuale. Comunque questo video più che altro servirà a documentare la Salerno-Reggio, dove andremo adesso a entrare in direzione nord e sud, deviazioni alla grandissima, questo giusto per dimostrare come sempre che non è vero che è tutta completata, ma è sempre il solito disastro. Dossi, che non mancano mai, ad aggiustare l'equilibratura e la convergenza della macchina, buio sulle strade, insomma, una meraviglia, ma pensare che questa ambiva a diventare provincia Castrovillari un po' di anni fa, non ho parole su questo terzo mondo in cui viviamo, non ho parole, d'altra parte parlo sempre al TG Facebook, amo sapere che molte persone che vedono i miei video capiscono effettivamente di cosa parlo e capiscono che sono uno che vive praticamente in mezzo a queste strade, in mezzo a questi disastri, quindi è ben conscio di quello che c'è. Ecco, guardate queste strade, qui stiamo non nel centro di Castrovillari, in periferia, ma come potete vedere buon servizio di questa viabilità. Siamo praticamente nella via che scende dalla zona nord di Castrovillari, va verso l'imbocco dell'autostrada. C'è un amico con l'Audi che ha paura di camminare perché piove. Vabbè, tra poco imboccheremo l'autostrada e vi voglio far vedere in che condizioni è l'autostrada anche dall'ingresso di Castrovillari a scendere. Prima abbiamo documentato a salire, direzione nord, adesso documentiamo direzione sud. Notate anche come camminano questi esimi personaggi che ho davanti. No, ragazzi miei, la situazione è veramente critica. Siamo veramente alla fine del mondo, cari miei, altro che storie. Vabbè, andiamo avanti. Verso nuove strade, verso nuove avventure. Qui c'è un po' di luce. Telefono devo attaccare più in alto la prossima volta in modo che si vede bene, però poi non vedo il rischio di non vedere bene la strada io se lo metto più in alto, il che non è una gran cosa.
anche così vi dà un'idea di cosa succede su queste strade. Un 10 di novembre 2017 ore 18 circa, l'amico con l'Audi se ne va qui a destra, a sinistra, scusate, noi andiamo verso sinistra, verso la mitica Salerno Reggio Calabria, ora ribattezzata A2, autostrada del Mediterraneo, chi se ne frega, direi io, guarda questo, questa moto, mamma mia, fumo a go-go da questi diesel e andiamo avanti. Ricordiamo sempre che tutti i video targati www.radioantenna2000.com, il canale, il sito che vi invito a seguire, sono effettuati con telefonini professionali senza webcam e sono girati a bordo di macchine rigorosamente alimentate a metano, che noi rispettiamo l'ambiente, rispettiamo la natura e questa è una delle cose che ci siamo prefissati. Per la verità, nel periodo del mese di novembre questo è un periodo molto particolare perché di solito ci sono piogge con temperature poi anche abbastanza alte, ad esempio questi giorni si parlava di una brusca discesa delle temperature, ma qui in Calabria siamo ancora intorno ai 18 gradi di giorno e 12-13 gradi di sera, quindi guardate questo come guida, mamma mia, mamma mia, mamma mia, è allucinante viaggiare in queste condizioni, credete, è veramente allucinante, mamma mia. Come vedete c'è abbastanza traffico, sono da poco trascorse le 6 come dicevo prima, ma c'è molto movimento perché tra l'altro noi almeno qui in Calabria abbiamo una provincia molto vasta, quindi c'è un grande fermento di mezzi che portano provviste e altro nelle varie zone e quindi il traffico è sempre molto sostenuto. Questo con questa multipla davanti a me, che è un pilota degno della Formula 1, veramente è veramente eccezionale, questo me lo devo togliere dalle scatole appena esco dalla deviazione, perché proprio è un pericolo pubblico, proprio un vero e proprio pericolo pubblico. Notate bene come guida. Questo sarebbe capace di sorpassare anche in doppia linea continua, secondo me. Siamo pressi dello svincolo di Frascinetto Castrovillari. Adesso speriamo di imboccare subito la direzione sud dell'autostrada e speriamo che questo se ne vada dall'altro lato. Ma meno male che se ne va, meno male. Ah, grandissimo leader. Ecco qui, ingresso a 2, io mettiamo sempre a 3. Castrovillari, guardate in che condizioni, adesso
Cioè, va a scendere direzione sud. Vediamo dove troviamo la prima deviazione. Credo fra poco. Deviazione, l'ultima è solo a salire, in direzione sud non c'è. È già qualcosa. Qualche macchina davanti già adesso e arrivare poi libero alla deviazione. Fuori uno. C'è un po' di traffico in direzione sud. Saremo in prossimità della deviazione? No, ancora no. Questi te ne devo sorpassare tutti quanti, altrimenti sai che palle nella deviazione con questi qui davanti. Quando vedete gruppi di macchine così, l'unica alternativa è sorpassarli in blocco. Guarda questo, guardate questo qui. Guardate questo qui, guardate questo qui. L'unica soluzione è passarli in blocco. Ah, ma queste stanno in fila proprio, non gliene frega nulla che sta arrivando un mezzo potentissimo. Ma meno male, qualcuno si comincia a spostare, c'è un camion davanti, se riesco almeno a passare anche il camion, spero di arrivare alla deviazione con la strada libera. Fermati caro compare col BMW, con l'Audi, che arrivo io. La multipla potentissima, ecco qui è passato anche il camion. Considerate che l'asfalto è bagnato e stiamo tenendo una media di 150 km orari, ma siamo equipaggiati con 4 gomme Michelin doppia lamina bimotore, altrimenti non riusciremo a tenere queste velocità. E fra poco siamo nella deviazione. Passare anche quest'altro pellegrino qua. Siamo nella deviazione, fine delle danze. Non ce la facciamo più. Forse questi due qui ce la facciamo passare, va? Va bene. Eccoci. E adesso 6 km di deviazione. Comunque abbiamo davanti un BMW, mi pare un Mercedes che sembra camminare abbastanza bene, almeno sta andando 130, quindi va bene. Ecco, questo è l'esempio di come si può camminare in una deviazione avendo un macchinone come quello che abbiamo davanti, un BMW, un Mercedes. Ma quando trovi qualcuno che in una deviazione del genere ti cammina a 60 km orari, allora lì i marroni ti si girano. Vediamo questo qui che macchina è. Secondo me è un Mercedes. Vedere gli stop, e qui comincia a doppio senso. Questa è una deviazione potentissima, ma questo Mercedes sta andando alla grande. Ma io non mi avvicino mai più di tanto perché questi qui fanno frenate improvvise, sono guidatori un po' pericolosetti questi con i Benz, secondo me. Io sono stato sempre di questo parere e mi sono sempre trovato molto bene. Meglio adesso che prima, che abbiamo percorso la deviazione a 60 km orari, adesso va bene. No, è un BMW, mi sa questo.
come previsto, frena quando incontra altre macchine. Questo non riuscirò a sorpassarlo perché preferisce la deviazione andare minima a 200, però ci proverò. Ricordiamo che inizia dallo svincolo di Firmo, Sibari, arriva fino quasi a Castrovillari, quindi giusto per la cronaca. Bella, la A2 completa, l'autostrada del Mediterraneo, tutta finita, che meraviglia! Quante panzane che ci propinano! Mamma mia! Seguite il TG Facebook anziché seguire la televisione e siete aggiornati su tutto e seguite anche il canale YouTube di Roberto Verta, mi raccomando. Finisce la deviazione. Servizio. Questa banda deve essere a metano, adesso vediamo. No, credo sia un GTD che spinge abbastanza. Queste trappole di bande nuove che sono degli aborti di macchina incredibile, guardate come camminano. Sono dei motori turbo, soprattutto quelli a metano, che camminano come un accidente quando sono vuote in pianura. Poi in salita devi scendere e spingere. Il BMW giustamente ci ho sorpassato, data la nostra perdita di stile, il metano purtroppo quando rallenti poi alla banda dovremmo passarla a momenti. Guarda, sta andando a 160 quella banda. Queste sono le bande dell'epoca Marchionne, delle vere e proprie porcherie. Alla Timbre, ciao carissimo della Timbre, vedete bruciati tutti quanti per voi. Tante fibre, non tante linee da nessuna parte. Siamo di nuovo dietro il BMW. Si chiama Le Costole, ma lui sta andando adesso a, credo, un 180, perché siamo noi quasi a 170. Però la grande multipla si fa sentire, come sempre. Io gli lampeggio, vediamo se mi fa strada.
dite, gliela diamo una lampeggiata, però sinceramente lampeggiare un BMW di queste dimensioni, non a multi, ma a metano pure. Tanto siamo a 170. Se montiamo il CX di penetrazione del BMW, vediamo se riusciamo a superarlo. Sì, ce la facciamo. 180. Siamo in corsia di sorpasso. Fatto. Au revoir, la grande Multipla, ancora una volta, una grandissima. L'abbiamo fatta. Signore si starà chiedendo sicuro che Multipla è una Multipla metano, ma potentissima. Tarsi a nord. Direzione Tarsia, Fagnano Castello, San Marco Argentano. Siamo proprio allo svincolo di Tarsia Nord. Golfista davanti. Questo sicuramente va alla benzina, sta frenando, ma come voleva se dimostrare, e qui senza corsia di canalizzazione l'incidente è sempre in agguato, siamo nei pressi della benzina di Arnone. Scalo di San Marco, la nuova rotonda potentissima che sarà ultimata a breve. Scalo di San Marco Argentano, quindi arrivo. Adesso filmiamo la rotonda e poi chiudiamo il video, poniamo fine a questo video.
Eccoci qua la rotonda. Fine del video, arrivederci alla prossima trasmissione, sempre qui su Teleradio Cinghialetto Stereo Network. Questo cosa fa? Vabbè, è forte.